quasi 10 centimetri in meno per il lago di Como rispetto all'esondazione, ma è presto per tirare un sospiro di sollievo. La situazione resta infatti al centro dell'attenzione. Si guarda con preoccupazione le previsioni del tempo per le prossime ore. Per domani la Protezione Civile Lombarda ha emanato un nuovo avviso di criticità elevata per quanto riguarda il rischio idraulico e idrogeologico nelle province di Como, Lecco, Sondrio e Varese. Dunque resta in vigore la chiusura completa notturna del lungo lago, mentre domani mattina, in base all'evoluzione del meteo, si deciderà se riaprire al transito la corsia dei bus, l'unica utilizzabile in questi giorni. Non riaprirà Vianino Bixio, chiusa dopo la frana di mercoledì sera. Alla luce delle previsioni del tempo non ci sono garanzie di sicurezza tali da permettere il collaudo della strada. Tutto rimandato a lunedì dunque, sempre in base alle condizioni meteo. Resta chiusa anche via Perciviglio, all'altezza di via Grotta, dopo la frana di lunedì scorso. La situazione rimane critica e si prevedono tempi lunghi per la riapertura. Pesanti le ripercussioni sugli abitanti della zona, che restano isolati, e perfino sui bambini che frequentano le elementari nella frazione, penalizzati dalle modifiche di percorso della linea 5 degli autobus, che ora si ferma al bivio per Brunate. Una linea molto usata da genitori e studenti per raggiungere la scuola, anche perché molti alunni arrivano dalla Convalle. Il comune è a conoscenza del problema e si sta attivando per trovare una soluzione, spiega il dirigente scolastico Valentina Grovaz. A questo proposito, martedì ci sarà un incontro con i genitori, il vice sindaco Silvia Magni e l'assessore alla mobilità Daniela Gerosa. Spostandosi in provincia restano sfollati gli abitanti della palazzina di via Marconi a Cernobbio, invasa da fango e acqua dopo la frana che si è staccata mercoledì sera. Le persone hanno avuto il permesso di rientrare nelle case solo per prendere gli effetti personali, ma l'ordinanza di sgombero resta in vigore. Intanto proseguono le operazioni di pulizia e gli accertamenti per verificare la provenienza dell'acqua che ha provocato lo smottamento e come incanalarla per mettere in sicurezza lo stabile.